Ari Joa, Gascogne Santo in Joa, Otteround, Segugio Maremmano, questo lo conosco molto bene, è un dalmata, lo conoscono tutti, Basset Town, Beagle, Alpenlandische Dachsbreck, Beagle Harrier. Questo è il lotto di soggetti segugi e cani per pista di sangue. Siamo nel mondo della caccia, che si contendono il titolo di Best of Group. Dunque, tutti i soggetti dotati di un olfatto finissimo. Cominciamo dal Blue Down, ha avuto una grande notorietà qualche anno addietro perché era definito e portato in giro come cane molecolare, usato per la ricerca di persone smarrite o per birbaccioni, come diceva il nostro amato Alberto Sordi, in origine utilizzato per invece recuperare gli schiavi negri che scappavano. Ari Joa è un classico segugio francese. Dunque, quelli che i nostri nonni chiamavano i cani da lepre. Otteround, Segugio Maremmano, è una delle ultime razze italiane recepite nel catalogo, nella lista FCI, cioè riconosciuti a livello internazionale come razza pura. Dalmata, chi è che non lo conosce? Un vero divo del cinema. Basset Hound, un cane molto curioso, vedete, è molto lungo, zampe cortissime, pensate che questo è un cane basso, ma ha le caratteristiche e il peso di un cane grande, dunque mangia e fa tutte le altre funzioni con un cane grande, ha qualche difficoltà per una funzione, ma non è il caso di dirvela adesso, potete immaginarla. Beagle, Alpenlandische Dachsbreck, una razza fantastica, è una razza utilizzata per la caccia ai grandi ungulati, mentre i segugi che abbiamo visto prima sono tutti utilizzati per la caccia alla lepre. Beagle Harrier, utilizzato per tante attività ma anche per la caccia alla volpe. Quanti sono i quadri? Abbiamo lo Stuart, dov'è lo Stuart? Si è distratto. Stuart! Dobbiamo prenderlo per l'orecchio? Prego! C'è una multa in giro? No. Per la distrazione? Siamo buoni. Stavamo parlando del Beagle Harrier. Tutti noi abbiamo un quadro, una stampa in cantina o in salotto, dipende dalle possibilità e dai gusti, di una bella muta di cani, ecco, in quella muta che caccia la volpe con i conduttori, con i cacciatori a cavallo, in quella muta c'erano sicuramente degli harrier. Allora, un bel applauso per tutti, naturalmente questo dobbiamo farlo, fa parte del biglietto, il contratto di ingresso. Terzo classificato, una bella razza italiana, ce n'è una sola in questo lotto ed è il Segugio Maremmano. Riserva di Best of Group, lo vedremo caracollare fino al podio, dovremo fare attenzione perché è
di genere maschio, mi sembra, e dunque quando sale gli scalini dovrà fare attenzione. Il Basset Town riserva di Best of Group. E Best in Show, razze del sesto raggruppamento, Segugi e Pista di Sangue e Cani per Pista di Sangue Perugia 2019. Visto il nome non me lo hanno scritto, ma mi hanno messo un asterisco sul nome perché si tratta di un nome difficile. Vedo che già sogghigna Alpenlandische Dachsbreck. Grazie agli altri concorrenti che possono uscire con la nostra simpatia e il nostro affetto dall'altra parte del ring. Ricordo ancora a tutti i concorrenti che è in attesa alla segreteria il diploma di Umbria Winner per tutti i soggetti che sono stati selezionati per il Best in Show, cioè che hanno partecipato a questi raggruppamenti che sono nati in Umbria. E dunque è sufficiente aver vinto il Best in Show, il Best della propria razza, e sia oltre alle gratifiche e i titoli di Best